Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre vi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. In questo video vado a parlarvi di un sito chiamato GlobalHive, grazie al quale riusciamo a guadagnare gratuitamente degli Zcash. Oggi andremo a vedere un sito molto simile che ci darà invece la possibilità di guadagnare degli Horizon. Horizon, che ha come sigla Zen, è una criptovaluta tranquillamente presente su CoinMarketCap, quindi assolutamente quotata. Attualmente questo è il suo valore e nelle 24 ore in cui sto producendo questo video ha avuto anche un bel rialzo di oltre il 37%. Questa moneta è listata su questi exchange, come potete vedere ce ne sono veramente tanti. Troviamo qui a sinistra varie informazioni che riguardano in questo caso gli Horizon. Possiamo tranquillamente fare riferimento ai siti ufficiali per trovare informazioni in merito e quindi eventualmente anche informazioni sui portafogli che possono immagazzinare questa cripto. Infatti, da questi link veniamo rimandati su questo sito dove troviamo tutte le informazioni possibili e immaginabili a riguardo di questa criptomoneta e quindi anche i portafogli dove immagazzinarli. Ci basterà semplicemente andare in questa sezione e come potete vedere c'è la voce Store Zen dove ci fa scaricare il portafoglio creato appositamente per questa moneta, come potete vedere. Tra l'altro, da mie ricerche ho visto che c'è anche un wallet per gli utenti di Android. Potete tranquillamente ricercarlo su Google Play. Per quanto invece riguarda iOS, ahimè, io non ho un iPhone, quindi non vi so dire se su iPhone è presente un portafoglio per questa criptovaluta. Per quanto riguarda Android, questo è il wallet che vi dicevo. Vi basterà andare sul vostro Google Play, ricercare Horizon Wallet e vi verrà fuori questa applicazione. Ovviamente Android, compatibilità Android permettendo. Sinceramente io questa app, questo wallet non l'ho mai provato, non l'ho mai usato, quindi non vi so dire nulla al riguardo. Per stare più tranquilli, invece, se volete potete scaricare ed usare il loro wallet ufficiale direttamente dal sito di Horizon. Detto ciò, questo è il sito grazie al quale riusciremo a guadagnare gratuitamente questi Horizon. Come bisognerà fare? Semplicemente bisognerà registrarsi. La registrazione è molto semplice, non sto nemmeno qui a spiegarvela. Io, come sempre, vi lascerò tutti i link necessari in descrizione al video. Una volta fatto tutto quanto, abbiamo qui il nostro claim quotidiano. Ci basterà semplicemente spuntare la voce "Non sono un robot", premere sul claim e il gioco è fatto. Il sito, come il precedente GlobalHive di cui vi parlavo all'inizio di questo video, ci dà la possibilità di massimizzare i nostri guadagni andando a linkare i nostri social oppure andandolo ad esempio ad usare con Brave. Vado a fare il mio claim quotidiano, quindi una volta cliccato su Non sono un robot vado a risolvere il captcha. Come vi dicevo, è possibile massimizzare i guadagni da questo faucet attivando questi moltiplicatori. Come si fanno ad attivare i moltiplicatori? Beh, è facilmente intuibile, basterà semplicemente verificare ad esempio il nostro wallet, il nostro indirizzo Horizon, usare questo faucet come vi dicevo con il browser Brave, che è questo che vedete. Io vi lascerò anche di questo il link in descrizione per chi non lo avesse, può tranquillamente scaricarlo dal link che vi lascerò in descrizione. Andare a linkare i propri social media e sinceramente questa sezione non l'ho ben capita, sembra che holdando una sorta di bonus attiveremo ulteriori moltiplicatori. Personalmente ancora non ho inserito il mio wallet per prelevare questi Horizon, quindi vado a farlo subito. Io preleverò sulla mia Ledger, visto che la Ledger permette di immagazzinare questa cripto, quindi clicco subito su Verify Now. Ad oggi, grazie a questo faucet, sono riuscito ad accumulare questi Zen, non ho mai prelevato, quindi adesso per prelevare vado ad inserire il mio wallet preso da Ledger, come vi dicevo, cliccherò sulla voce Add per aggiungere il mio wallet e quindi su Verify per verificarlo.
Il sito stesso ci mostra i link dove scaricare i relativi wallet per questa criptovaluta, quindi il wallet ufficiale e il mobile wallet, quindi per stare tranquilli scaricate i vostri wallet da questi link. Quando si va ad aggiungere un wallet, il sito stesso si raccomanda di non andare a inserire, di non andare ad aggiungere wallet presi dagli exchange, quindi di usare assolutamente i wallet consigliati. Come vi dicevo, io andrò ad usare il mio wallet Ledger perché Ledger mi permette di conservare questa cripto. Vediamo cosa succede. Quindi clicco su salva. Quindi adesso clicco su verify per verificare il wallet appena inserito. Il sito mi ribadisce ancora una volta di non usare un wallet preso da un exchange, il mio non lo è assolutamente. Non vado a cancellarvi questa parte perché vi faccio vedere come proseguendo con la verifica del wallet, il sito necessariamente vuole che questi Zen siano immagazzinati in un loro wallet ufficiale, o la versione desktop oppure la versione mobile. Quindi, per quanto riguarda questa verifica, la mia Ledger non va bene. Semmai andrò a immagazzinare questi Zen nella versione desktop, poi raggiunto una certa quantità andrò a spostarli nella mia Ledger. Quindi vado a scaricare il wallet ufficiale nella versione desktop e continueremo con la nostra verifica. Come possiamo vedere, il loro wallet desktop è presente sia per Mac che per Linux che per Windows. Questo è il wallet desktop appena scaricato ed installato, quindi andiamo a creare un nuovo account. Diamo un nome al nostro account, inseriamo la nostra password, ripetiamo la password. Mi raccomando, tale password deve avere almeno 6 caratteri tra numeri, lettere e caratteri speciali. Quindi creiamo l'account. Andiamo a flaggare tutti i termini e le condizioni e proseguiamo. Una volta arrivati a questa pagina, clicchiamo sulla voce Add Wallet e quindi Create New Wallet. Diamo un nome a tale wallet e quindi scegliamo se proteggerlo o meno con la stessa password che abbiamo usato per entrare in questa sezione, oppure un'altra specifica password, oppure lasciarlo senza password. Nel mio caso non andrò ad usare alcuna password per questo wallet, quindi sceglierò No Password. Adesso, cosa importantissima, cliccando sulla voce Generate Backup Phrase verranno generate le 24 parole chiave che non vanno assolutamente perse, vanno conservate, perché se un domani avessimo bisogno di ripristinare il nostro wallet e quindi di ritrovare le nostre cripto, ci serviranno queste 24 parole. Se le perdessimo, perderemmo i nostri fondi, perderemmo le nostre cripto. Quindi adesso premerò su questa voce, verranno generate le mie 24 parole chiave che andrò a conservare. Una volta confermate le vostre 24 parole, mi raccomando, non perdetele perché un domani, per qualsiasi ragione, se vi servisse ripristinare il vostro wallet, necessariamente vi serviranno queste parole, pena la perdita dei vostri, token e delle vostre cripto. Quindi, una volta fatto tutto quanto, ecco qui generato il wallet dove andremo a mandare i nostri Zen. Premendo sul wallet appena generato, in modo molto intuitivo ci verranno fuori due freccine, una verde e una rossa, quella verde per ricevere questa cripto e quella rossa per mandarla, per inviarla. Quindi adesso andiamo a premere sulla freccina verde per visualizzare il wallet sul quale mandare i nostri Zen. Ci viene così mostrato il QR code più il wallet. Vado a copiare, vado a inserirlo nella solita sezione, quindi adesso riprendo la verifica. Ho salvato il mio nuovo wallet e quindi proseguo. Quindi adesso copio il messaggio segreto che mi verrà mostrato, che io per privacy vado ad oscurarvi, e quindi vado a loggarmi con il wallet desktop appena scaricato e appena creato. A questo punto mi viene mostrato un video che mi spiega come fare questa verifica, quindi ritorniamo nel nostro wallet. Clicchiamo su questa icona, andiamo ad incollare in questa sezione il messaggio di verifica che abbiamo copiato in precedenza e clicchiamo sulla voce Create Signature. Quindi copiamo la stringa che viene appena creata, possiamo chiudere il video, andiamo a incollarla in questa sezione e quindi clicchiamo sulla voce Verify. Ed ecco che il nostro wallet è stato verificato.
Per quanto riguarda il bonus di holding dei zen che vi dicevo prima che non sapevo cosa fosse, lo sto leggendo in questo momento. Praticamente cos'è? Ci basterà detenere questi zen nel nostro wallet per almeno 24 ore per far crescere questo moltiplicatore. Ovviamente il moltiplicatore dipenderà dalla quantità di zen detenuta nel nostro wallet, come potete verificare voi stessi. Una volta fatto tutto quanto, andando nella sezione My Account, possiamo verificare che tutti i nostri moltiplicatori, siano a posto, i pagamenti arrivano automaticamente sul wallet appena impostato e verificato, e qui abbiamo anche il nostro reflink che possiamo condividere per creare la nostra rete. Andando nella sezione delle FAQ possiamo leggere come i pagamenti vengono emessi ogni minuto, questo per quanto riguarda i wallet verificati. Invece, come avete visto, io inizialmente ho inserito il mio wallet Ledger che non riuscivo a verificare ed è per questo che vi ho lasciato quella parte del video. Ecco, quei tipi di wallet che non si riescono a verificare riceveranno i pagamenti invece ogni lunedì. Come ci viene specificato successivamente, inserendo un indirizzo non verificato oppure un indirizzo di un exchange, potremmo non ricevere le nostre cripto perché il deposito minimo su un wallet del genere potrebbe essere superiore a quello che il faucet ci manderebbe. In questo caso noi non riceveremmo le nostre cripto che andrebbero perse. Quindi è consigliato usare il loro wallet specifico e quindi verificarlo. Per controllare, quindi per verificare quello che vi ho appena detto, vi basta andare nella sezione History e come potete vedere questi sono tutti i claim e quindi i pagamenti che arriveranno sul mio wallet Ledger che avevo inserito per sbaglio inizialmente lunedì 30 novembre. Questo perché appunto il mio wallet Ledger che avevo inserito non è verificato, mentre per quanto riguarda i loro wallet proprietari che si possono verificare come vi ho fatto vedere, i pagamenti arriveranno ogni minuto. Mentre eccoli qua, questi sono i pagamenti che arrivano sul loro wallet ufficiale. C'è un ulteriore modo per massimizzare i guadagni su questo faucet attivando queste stelline. Basterà semplicemente fare il claim per almeno 5 giorni consecutivi e si avrà la possibilità di avere una rewards, come potete leggere, fino a un zen. Per oggi è tutto, quindi in chiusura voglio ringraziare la persona che mi ha portato a conoscenza di questa cosa, è uno di voi, e anche tutti quanti per la visualizzazione di questo video. E come sempre voglio ricordarvi, voglio rinnovarvi l'invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Like ai video fanno sempre piacere e danno la forza di andare avanti. Mi scuso per essermi dilungato troppo, ma ho fatto anch'io tutto in diretta. E ho voluto appositamente lasciarvi, se vogliamo, gli errori per farvi capire le possibilità che ci offre questo sito. Vi ricordo anche il secondo canale YouTube, il canale Library, questa piattaforma in blockchain, a mio parere molto molto interessante, che vi invito assolutamente a provare, completamente decentralizzata e secondo me ottima alternativa al classico YouTube, quindi semmai decidiate di provarla, fatemi anche sapere nei commenti cosa ne pensate e come vi trovate. Il canale Telegram e la pagina Facebook. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.